imprenditori che spesso vengono bistrattati ma che meriterebbero senz'altro maggiore considerazione. E questo è un problema annoso che il nostro paese in generale ha, questa cultura anti-impresa che purtroppo continua ad essere presente, ma noi imprenditori naturalmente siamo dotati di grande ottimismo e caparbietà e quindi andiamo avanti nonostante questa cultura anti-impresa. In un momento in cui si torna a parlare di recessione, sentire parole incoraggianti da parte di questi imprenditori, che effetto fa? Un effetto stimolante, un effetto sicuramente di sprono a continuare con impegno a sviluppare le nostre attività, quindi creare occupazione, aumentare i fatturati, conquistare i mercati, in una parola solamente creare PIL. Per la nostra realtà abruzzese, Confindustria Abruzzo è fiduciosa per il futuro? Noi, come ripeto, siamo fiduciosi per natura e rientra nel nostro ruolo. Registriamo delle difficoltà che abbiamo denunciato non solo a livello abruzzese ma soprattutto a livello nazionale. L'attività politica che stiamo vivendo in questo momento non premia, diciamo così, il mondo delle imprese.